tutti questi lavoratori che sono davvero schiavizzati e che io chiamo i crocifissi della storia. Siamo davanti a un mare qui, il Mar Mediterraneo, che ha inghiottito facilmente 100.000 persone. Io vorrei che innanzitutto e prima di tutto lasciassimo un momento, un mezzo minuto in silenzio. Ci alziamo in piedi per queste vittime in silenzio. Noi siamo qui davvero davanti a una tragedia. Quando io sono venuto qui con Mimmo Lucano a visitare la Baraccopoli, io sono rimasto scioccato. Ho vissuto per 12 anni in una delle più terribili baraccopoli d'Africa, sono vissuto anche in una baracca, so che cosa vuol dire. Non è possibile, non è accettabile che noi come società civile permettiamo davvero un disastro del genere. Non è accettabile. Qui dobbiamo davvero darci tutti da fare. Per cui ringrazio davvero, Mimmo direbbe è stato il vento, per me è lo spirito che spira in tutti noi e che a volte ci fa incontrare. Quel giorno ci siamo incontrati, eravamo pochi, e abbiamo deciso di dire dobbiamo fare qualcosa, non sapevamo neanche che cosa. Oggi qualcosa si sta davvero sta materializzandosi, per cui anch'io dico è stato il vento. Io dico che oggi già l'averci trovato, è vero, forse ci siamo trovati anche tante altre volte, sono 30 anni, io mi sono rivisto un po' tutta la vostra storia, davvero rimango esterrefatto, però oggi se davvero siamo convinti che non è accettabile una roba del genere, dobbiamo davvero metterci il cuore e la testa per trovare una soluzione, e le soluzioni da quanto abbiamo sentito ci sono. Io vorrei dire grazie a questo comitato che è nato quel giorno, quindi per il lavoro fatto in questi giorni, straordinario, sarò brevissimo. Mi sono riletto e mi sono riscritto un po' tutti questi anni qui che sono venuti. Io sono rimasto sbigottito da quanti soldi sono stati spesi inutilmente, soldi dell'Unione Europea, soldi di vario tipo. È assurdo che si continui in questa maniera a buttare via soldi, per cui altrettanto trovo assurdo che la prefettura l'anno scorso aveva deciso di fare un altro campo container all'ombra dell'inceneritore di Gioia Tauro. Ma siamo impazziti per preparare i ragazzi all'accoglienza dell'altro, all'idea dell'inclusione. Dobbiamo un po' tutti davvero darci da fare. Ed è una lotta per favore contro il tempo. Ricordatevi che Salvini ha già promesso che verrà qui con le ruspe a sbolognare questo campo. Prima che lui arrivi, e quindi velocissimamente, dobbiamo farlo noi questa operazione. E capite? Solo se faremo questo, saremo davvero, sosterremo anche l'esperienza di Riace, perché Riace ci ha insegnato che si può, e allora facendo questo passaggio che noi qui sosterremo la lotta che Mimmo Lucano sta portando avanti. Io voglio davvero, io sono sicuro che voi calabresi, che avete un orgoglio per la vostra terra e per voi stessi, diventerete un giorno davvero orgogliosi, non solo di aver avuto Mimmo Lucano, ma di aver fatto questo passaggio, fatto non da Salvini, non la prefettura che non lo faranno, ma fatto da voi cittadini calabresi. E questo è il mio augurio. Buon lavoro. Allora, grazie davvero. E noi dobbiamo tenere sempre presente che in democrazia le battaglie sociali e politiche si combattono sui problemi concreti delle persone,
sulla ripartizione delle ricchezze, che noi vogliamo essere equa e che i nostri avversari vogliono continuare a mantenere iniqua. Sui diritti si combattono, sui problemi concreti, ma si vincono o si perdono nelle teste delle persone, nei pensieri delle persone, negli orientamenti che maturano le comunità umane. E noi oggi in Italia siamo in presenza di un orientamento, ed è vasto anche in questa nostra terra, di un orientamento che ha portato al governo del paese personaggi come Salvini, il quale oggi riversa sui migranti le stesse parole volgari, piene di odio, che fino a poco tempo fa indirizzava verso tutti noi calabresi. Per correggere questo orientamento noi dobbiamo costruire iniziative come quella che stiamo mettendo in piedi questa sera. Iniziative che dimostrino che difendere i migranti non è un gesto umanitario soltanto, non è un istinto nobile e generoso, ma è anche difendere i braccianti calabresi, difendere i contadini, difendere gli agricoltori. Che ha ragione il bracciante africano a ribellarsi quando è costretto in quelle condizioni disumane, quando subisce i ferimenti e le aggressioni violente della 'ndrangheta, così come ha ragione l'agricoltore che non riesce a ottenere un reddito capace di soddisfare i bisogni della sua famiglia e spesso è costretto a tenere sulle piante il prodotto. Hanno ragione tutti e due, ma la causa del disagio e delle sofferenze non è da riversare sull'altro, perché le cause sono le cattive politiche che sono state portate avanti in Italia e in Europa, quelle bisogna correggere. Le cause sono l'aggressione mafiosa della 'ndrangheta nei confronti di tutti. Queste sono le cause. Se le persone che vivono nel disagio e nella sofferenza rimarranno divise tra loro, si scontreranno, ebbene queste cause non saranno mai superate, continueranno a governare i potentati economici e finanziari che dominano la scena italiana e quella mondiale. Solamente l'unità di tutti gli sfruttati può riuscire a far vincere. Una sola cosa io voglio dire: vedete, i nostri avversari cercano di strumentalizzare il disagio sociale per rivolgerlo, per farlo diventare aggressione contro i più deboli, aggressione dei sofferenti che sono nati nel nostro territorio contro i deboli, i sofferenti che fuggono da paesi colpiti dalle guerre, dalla violenza, dalle pestilenze e dalla fame. Noi invece dobbiamo lavorare per unire tutti i sofferenti, per unire gli sfruttati e trasformare il disagio sociale in una lotta unitaria contro le ingiustizie, contro lo sfruttamento.
ad un gruppo spontaneo, così come è nato spontaneo questo comitato per San Ferdinando, che mi auguro che si possano raggiungere uno obiettivo fondamentale, che è quello che ci siamo detti, quella riunione informale, dove anche abbiamo fatto intervenire telefonicamente in viva voce il Presidente Oliverio, è quello di superare le condizioni della baraccopoli, dei campi di concentramento come questo di San Ferdinando, non trovare soluzioni all'interno, quelle sono soluzioni inaccettabili, disumane, le condizioni in cui vivono quelle persone veramente ci dovrebbero fare riflettere, condizioni limite, è inaccettabile, come io dico semplicemente come cittadino calabrese, io questa sera sono qua solo come cittadino calabrese perché mi trovo nella condizione che non sono sindaco, sono un sindaco sospeso. E mi rendo conto che le condizioni abitative. Allora, nel corso di una assemblea pubblica in una chiesa a Pistoia, ecco, così vi spiego come è nata questa idea. Questa assemblea c'ero io, ma c'erano anche i presidenti della regione toscana e della regione Calabria. Eravamo in una chiesa, parroco Don Massimo Biancalani ha trasformato la sua chiesa in un centro di accoglienza, dove c'è l'altare, però ci sono tutti lì per terra. Il presidente Oliverio stava parlando, ha fatto il suo intervento, ma con la solita enfasi, rimarcando che la Calabria è una terra di accoglienza, mi è venuto spontaneo dire: attenzione Presidente, non è esattamente così, la Calabria è la terra dove c'è anche la condizione che si vive a San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro. Non dobbiamo più trovare delle soluzioni o delegare responsabilità, la competenza non è della regione, la competenza è della prefettura. La realtà è che dai fatti di Rosarno sono passati 9 anni, eravamo nel 2010, nel 2011, nel 2018 ancora continua a morire le persone che sono all'interno, muoiono e sono in condizioni di disumanità. Intanto una interlocuzione tu la devi, come Regione Calabria, la devi avere con la base, con i sindacati, con le persone che vivono. Io ho visto sempre le volte che sono venuto a San Ferdinando, l'USB, le realtà di base, ho visto a Pepe Marra, ho visto a Nino, a tutte le persone che avvicine per cercare di trovare delle soluzioni possibili. Alberto Zipero, che ha fatto questo studio per riutilizzare le case abbandonate del centro storico, si è convinto, il Presidente Oliverio si è convinto, e ovviamente nel tavolo tecnico di riunione con la prefettura ha fatto passare questo messaggio di voler istituire questo fondo di garanzia, e non solo, anche ha parlato anche del fondo FAMI per rimpinguare il contributo e fare in modo che ci sia un superamento della baraccopoli, che venga proprio le soluzioni non sono i moduli abitativi o i container, perché si crea sempre il ghetto, il luogo degli altri, ed è magari quello che si vuole per non vedere queste persone all'interno delle comunità. Questa è una condizione assolutamente negativa, che fa ripresentare esattamente gli stessi problemi, il luogo del degrado, il luogo degli altri, dei neri, il luogo dove c'è questo marchio, cosa completamente opposta a quella che è avvenuta. Ecco perché forse l'importanza non di una teoria, ma di un vissuto, di una storia che Ariace è durata da tanti anni e che dimostra nella sua normalità che è possibile, che non,
non è un fatto di teoria, e che non ci è voluto nemmeno così tanto tempo. Per trovare le case sono passati 20 giorni. Fare un censimento delle case, ovviamente ogni piccolo comune della Piana, o piccolo o grande, potrebbe da subito fare questo lavoro, censire le case abbandonate, che non ho sfitto, dove i proprietari vivono nelle Americhe, che potrebbero subito mettere a disposizione, così come abbiamo fatto noi, senza nessuna specializzazione e nessuna professionalità. È stato tutto fatto in maniera molto spontanea. Serve una nuova, se dovrebbe essere a livello nazionale, ma sicuramente a livello regionale, metropolitano e locale. Serve nuove politiche abitative. Di fronte a questo problema di gestire questo vuoto, che è vero che è privato, ma dove hanno cominciato ad occuparsene, trovano la maniera per cui dicono al proprietario: tu hai difficoltà. Ci sono molti proprietari da noi che hanno difficoltà a pagare l'IMU della seconda casa. Ricordatevi delle altre. Altrove, dove sono cominciate a fare queste politiche, per esempio in Toscana, dove io sto per lavoro, si fanno delle forme di accordo, di convenzione sociale per il riutilizzo di queste cose. Tu c'hai un bene che si sta degradando, io te lo utilizzo, ma facciamo un accordo a determinate condizioni. È quello che dovrebbero fare i comuni, approfittando di queste risorse che la regione ha detto non voglio più destinare a situazioni di emergenza, cioè a tende o container, ma voglio destinare a due valenze: una, a dare la casa a tutti quelli che ne hanno bisogno, perché non stiamo parlando solo degli immigrati, anche se noi che siamo un popolo di emigrati dovremmo essere particolarmente sensibili a queste cose, ma non stiamo parlando solo di quello, stiamo parlando anche che non ci dovrebbe essere disagio abitativo locale per la situazione italiana in nessuna parte d'Italia, ma soprattutto in Calabria e nelle altre regioni del sud. E invece c'è anche disagio abitativo locale. C'è San Ferdinando, la inaccettabile situazione igienica e umanitaria, come si diceva prima, c'è la Tendone, ma c'è anche qua, c'è anche la Ciambra, qui vicino. Ci sono altri ghetti di degrado che non dovrebbero esistere. C'è gente che dorme da suo cugino, non dovrebbe farlo, dovrebbe avere una casa assegnata. E allora bisogna, la politica della regione, quando dice basta con le situazioni di emergenza, riutilizziamo le case vuote, è una posizione giusta. Questo progetto può andare avanti se gli attori sociali, le associazioni, il territorio, per quelle che sono le proprie specificità, le proprie competenze, le proprie sensibilità, dia un contributo affinché possa procedere e possa andare avanti. L'insegnamento abitativo per noi è l'unica opzione, perché è l'unica strada che dà quella dignità di lavoratori a chi viene qui a lavorare, a chi si spacca la schiena e porta avanti l'agricoltura della Piana. E come lavoratori, quindi, il primo diritto è quello della casa. È un'idea che non è nostra, è un'idea che da tanto tempo viene propagandata dalle diverse associazioni, diverse realtà che si sono occupate della Tendopoli. Prima c'era Nino, ricordo già che a Calabria, subito dopo i fatti di Rosarno, lanciò questa proposta. È una proposta che si basa su quel dato scandaloso che citava Alberto Zipano, 35.000 case vuote nella Piana di Gioia Tauro, un dato talmente enorme che non giustifica alcun tipo di contrapposizione, alcun tipo di guerra tra poveri che si vuole fomentare, prima nessuno. Le case ci sono per tutti, c'è bisogno di lavorare, di organizzarsi e dare una risposta il più immediata possibile a tutto il disagio abitativo del territorio. E da questo punto di vista ribadisco quello che diceva Alberto, ci sono dei rappresentanti della regione che ringrazio per la posizione che hanno assunto nei tavoli prefettizi, quando finalmente si è rotta quella idea di creare l'ennesimo campo, magari più moderno, magari più con i container, magari più ecosostenibile, però sempre un campo che rappresenta ghettizzazione, un campo che vuole nascondere chi viene qua a lavorare,
come se si dovessero vergognare di stare nei nostri centri. Ma è una risposta che deve essere data al disagio abitativo, perché loro sono lavoratori, stanno in questo territorio, quelle persone fanno parte di una complessità territoriale a quale va data risposta in toto. Non possiamo accettare misure per i bianchi, non possiamo accettare misure per i neri. Tutto quello che noi dobbiamo fare, tutto quello che mi auguro che questo comitato faccia, lo faccia per la piana di Gioia Tauro e per risolvere le varie problematiche della piana, dove ci stanno anche i lavoratori braccianti che vengono qui e che oggi stanno a San Ferdinando. Noi dobbiamo fare una politica per il ripopolamento e l'assegnazione delle case, indipendentemente se queste vengono assegnate a cittadini di questo paese o comunque a persone migranti che vengono qui, hanno tutto il diritto anche di avere una condizione di vita dignitosa. Dobbiamo fare così perché tra l'altro c'è una norma di legge, non è che l'abbiamo inventata stasera, la legge regionale, quella dell'assegnazione dell'edilizia pubblica, residenziale, delle case popolari, già prevede dei punteggi che integrano le persone straniere anche nella formazione delle graduatorie. È una legge del 1996, quindi non è che dobbiamo per forza di cose ribadire il concetto, c'è già. Noi quando assegniamo una casa popolare nei nostri comuni seguiamo quella norma. Molto spesso vengono anche assegnate a persone extracomunitarie. Qual è il problema? Io sono uno di quelli che ero alla cartiera, ve la ricordate la cartiera? E dicevamo le stesse cose che stiamo dicendo oggi, che sono situazioni disumane, che è una vergogna, e sono venuti ministri, un ministro l'ho accompagnato personalmente io, Paolo Ferrero là dentro, sono passati assessori regionali, consiglieri regionali, e sono passati di tutto e di più, ma ancora oggi stiamo dicendo le stesse identiche cose, dobbiamo avere l'onestà di dircele queste cose, altrimenti rischiamo di prenderci in giro. Cioè le situazioni disumane, tutto quello che è accaduto in questi ultimi vent'anni, cioè, sono rimaste lì, si sono spostate, ma il lager prima era la cartiera, oggi è la tendopoli. È un dispiacere perché quelle persone purtroppo continuano ad essere lì. Allora io nel mio comune ho uno SPRAR e io ho oggettivamente difficoltà ad individuare delle casse. Potete chiedere all'ente gestore, potete chiedere ad individuare delle casse, perché non ci sono, non perché le persone non le danno, perché non ci sono, perché per ognuna di quelle case, quelle abbandonate, quelle poche che ci sono nel centro e che sono pericolanti, ad andare ad individuare i proprietari, cioè ognuna di quelle case ne ha 35, 40, poi una in Messico, una in Argentina, una in Francia, una in Svizzera, e dal punto di vista burocratico non riesce a risalire tecnicamente a chi davvero può fare questo famoso atto di cessione. Quante case ci sono che è vero che non sono abitate ma che restano chiuse per quei 15 giorni ad agosto, quando la persona è emigrata al nord per lavorare o per studiare e se la tiene però chiusa perché quando scende in estate quella casa la utilizza? Il problema dei migranti di San Ferdinando è un problema, quindi innanzitutto un problema di abitazione. Loro dicono, ed è giusto perché è un diritto di tutti, abbiamo bisogno di un tetto. Il tetto però per loro è legato al lavoro, il lavoro è legato al trasporto. Dobbiamo essere concreti qui, se no facciamo demagogia. Cioè noi non possiamo parlare di un discorso abitativo per i migranti della Baraccopoli se non lo leghiamo al lavoro che loro hanno qui quando ce l'hanno e alla difficoltà di trasporto. Guardate, Emergency, per poter garantire loro un minimo di diritto alla salute, si è dovuto inventare il trasporto. Emergency ha due navette che quotidianamente fanno il giro dei luoghi dove ci sono i migranti per poterli curare. Anche noi con piccoli progetti abbiamo dovuto inventarci i trasporti. Per cui io credo che questo comitato, in modo focalizzato sulla soluzione del problema migranti, ecco, quindi ecco perché ho distinto le due cose, non può scindere il discorso abitazione dal lavoro e dai trasporti. Lo sappiamo che ci sono già casi
si sono già a casa costruita a Rosarno con i soldi di Unione Europea. Il problema è che questa Bracopoli nessuna ragazzi emigrati, solo loro vogliono che noi rimane là, le associazioni, la comune, solo loro vogliono che noi rimane là. Questa tre signora che sta gridando hanno ragione, perché i politici si stanno mettendo due poveri contro uno e l'altro. Il politico sta mettendo i poveri italiani con i poveri emigrati l'uno contro l'altro. Hanno ragione, tutti hanno diritto di avere casa. Questo Bracopoli che è stato ammassato tanti fratelli, tanti anni di lotta, oggi dobbiamo dire la verità. Cerchiamo la soluzione. La soluzione è davanti a tutti. Basta solo per fare. Perché una cosa che devi fare, la parola non risolve niente. È tempo di cambiare la vita dei ragazzi. I ragazzi vogliono casa. Hanno già detto tante volte. Il problema di lavoro, il problema di casa, il problema di documenti. Alla fine che cosa hanno fatto? Solo ammazzare i ragazzi. Ragazzi di Tendopoli mi hanno detto la soluzione è davanti a tutti e tutti lo sanno dove si trova la soluzione. I casa si sono a Rosarno. Loro vogliono fare come il villaggio di solidarietà. Chiama tanti gente, vieni a parlare. Villaggio di solidarietà era già costruito tanti anni. Si era solo una famiglia italiana che vivono dentro. I ragazzi non sono andati là. Oggi 5 palazzine sono costruite a Rosarno. Sono voti là. Lascia tutto questa casa, fare ricerco le case abbandonate per spostare i ragazzi là. A noi vogliamo sapere quando questo tutto questa si finisce, quando cerchiamo casa per noi. Nella provincia ci sono circa 14.000 alloggi popolari dell'ADAP, quindi non pochi. Vengono gestiti malissimo. Non si sa che l'alloggio popolare non viene assegnato per sempre, ma viene assegnato finché, e questo lo dice la legge, finché c'è lo stato di bisogno, quindi i sindaci, in specie non ci sono più i sindaci, dovrebbero, perché questo lo dice la legge, verificare, cioè il sindaco di San Ferdinando, no, allora questa è una condizione di legge, sindaco, mi scusi, allora la legge dice che lo stato di bisogno va misurato quando Marino, che è assegnatario, non ha più lo stato di bisogno, e il sindaco dovrebbe misurare lo stato di bisogno, verificare che io sono ancora in uno stato di bisogno, se non c'è questo stato di bisogno farmi decadere e assegnare l'alloggio a chi ne ha bisogno, sia al migrante sia a chi in emergenza abitativa. Questo non viene fatto e quindi decine, centinaia di alloggi rimangono vuoti. Allora noi abbiamo steso questo progetto chiamato Exodus, appunto, che nel greco significa uscita, quindi uscita dal campo romo, ma anche uscita, quindi chiaramente dalla Baroccopoli di San Ferdinando, per consentire a costo zero, si potrebbe fare nell'immediato, appunto, di eliminare il ghetto ed eliminare le baraccopoli. Come fare? Ce lo dice direttamente la legge. Il testo unico sull'edilizia, l'articolo 31, come sapete, prevede che quando c'è un abuso edilizio, e quindi soprattutto gli immobili abusivi, che nella nostra regione, ce lo dice Legambiente, sono il 47% del patrimonio abitativo calabrese, attraverso questa norma, appena viene commesso un abuso, il bene
esce dalla proprietà del cittadino che ha commesso l'abuso ed entra nella proprietà del comune, e in questo chiaramente un ruolo importante lo svolgono le amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche si trovano di fronte a un bivio: o demolire quel bene, e sappiamo che non avviene questo perché sono rarissimi i casi in cui c'è accaduto, a Lamezia è stata la magistratura a demolire due immobili per i quali ha speso, pensate, 100.000 euro che ha dovuto anticipare il comune per poi rivalersi sui cittadini. Allora l'altra strada, è quella che noi proponiamo, è quella del prevalente interesse pubblico, e in questo modo si potrebbe arrivare anche ad una pacificazione sociale, che vuol dire che il Consiglio Comunale fa una delibera con cui riconosce il prevalente interesse pubblico di quell'edificio. Attenzione, non stiamo parlando di sanatoria o di condono, perché è lungi da noi pensare a questa ipotesi. Stiamo parlando di una situazione in cui il bene viene salvato perché viene riconosciuto l'interesse pubblico, e quel bene viene assegnato anche appunto alle persone bisognose, come possono essere i migranti, ma non solo, anche i cittadini appunto della nostra regione che sono in difficoltà economica. Quello che mi sembra chiaro è che questo comitato, al quale do il mio massimo appoggio e la massima disponibilità per quello che ci sarà da fare dopo, non è arrivato qui a imporre un modello. Non siamo qui con il modello decisionale delle multinazionali o dell'andrangheta, siamo qui a parlare tutti insieme, a cercare di ragionare. L'altra cosa che non si è capita e che purtroppo ha portato a queste reazioni un po' veementi è che il comitato non si propone di fare, come dire, una solidarietà basata sull'etnia. Si propone che l'etnia deve essere quella degli sfruttati, e quindi il comitato si propone questo, si propone di aiutare tutti senza differenze. Qual è il compito che spetterà a chi fa parte della società civile e sta sul territorio di Santa Chinandro? Il compito sarà intanto quello di dare una mano al comitato, ma sarà anche quello di spiegare a chi non ha capito le proposte di questo comitato, cercare di ragionare insieme e cercare di indirizzare il dissenso non verso chi sta mezzo gradino più in basso di noi, perché non ci rubi quel piccolo spazietto di superiorità, ma semmai contro chi impone lo sfruttamento, contro chi sta in alto e contro chi determina dei modelli che sono un danno per tutti. Io penso che la Calabria, dove penso che una delle parole più belle che avete è trassite, diventi davvero l'immagine dell'accoglienza. E guardate, se riuscite a farla questa operazione prima che arrivi Salvini, darete davvero alla Calabria un altro nome. Quello, in questo senso, io penso che questa regione, ma è una regione straordinaria, straordinaria per tutto il passato che avete. Pensate a livello che avete, tesori a livello archeologico avete. Se c'è una buona agricoltura, ma un'agricoltura come si faceva, locale, che va dal consumatore, dal produttore al consumatore, guardate che questa Calabria potrà certamente rinascere e diventare attrattiva per un turismo non come quello di Rimini, un turismo serio, fatto di ritornare alla Magna Grecia, tutti i tesori che avete, tutto quello che è tutto un... Penso che questa Calabria può e deve rinascere. Mimmo Lucano ci ha mostrato la via, che si può fare, che la Calabria può avere un altro nome in questo paese. Toccherà a tutti noi. Io penso che è una grazia che sia nato questo comitato, e auguro a tutti voi davvero uno straordinario lavoro. Fate a voi il miracolo. Dio non fa miracoli, i miracoli dobbiamo farli noi. Grazie a voi.